commercialisti di Torre Annunziata, comprensorio che accumula 22 comuni e totalizza più di 1000 iscritti. Presidente, iniziamo dal territorio, l'area torrese-stabiese, un territorio che economicamente sta cambiando, si sta evolvendo, la conversione insomma da industriale a turistica. Come cambia, è cambiata nel tempo la figura del dottore commercialista in questo territorio? Allora, innanzitutto io mi pregio e sono onorato di essere il presidente di questo vasto territorio. Un territorio eterogenicamente, insomma, con la sua configurazione geomorfologica, ma omogeneità nella sua composizione per quanto riguarda gli iscritti. Infatti noi siamo più di 1000 dottori commercialisti ed esperti contabili, ed è un territorio dove c'è insomma, l'economia del mare, l'economia c'è insomma degli scavi, perché come dico un po' a tutti i miei colleghi in tutta Italia, anche al Presidente del Consiglio nazionale, ai consiglieri nazionali, scherzando, anche a qualche organo di governo, secondo me l'ordine di Torre Annunziata è quello più bello dal punto di vista del territorio, perché anche delle persone. Perché immaginate, nel nostro territorio comprende Pompei, il primo sito al mondo, cioè, insomma, gli scavi di Oplondi, gli scavi di Stabia, abbiamo, cioè, insomma, tutta la penisola sorrentina, Stabia, ci sono tutti i monti lattari, cioè, insomma, c'è San Antonio Abate, Santa Maria la Carità, paesi interni come Bosco Reale, Bosco Trecase, Striano e Poggiomarino, a Gerola, Casola di Napoli, quindi Monti Lattari. Quindi è un territorio dove il prodotto interno lordo sicuramente sta avendo una fase di ascesa, soprattutto legata al turismo e anche alla balneabilità per quanto riguarda i nostri litorali. Cioè, insomma, ormai le acque di Torre Annunziata, di Castellammare di Stabia, di Torre del Greco sono state rese e si rendevano sempre più balneabili. Tutto questo ha fatto sì che le strutture ricettive stanno andando in overbooking, e quindi noi ci auguriamo, soprattutto col ruolo del dottore commercialista e dell'esperto contabile, di guidare dal piccolo, dal medio e dal grande imprenditore affinché ci sia insomma, questa espansione, e soprattutto le imprese possono alimentarsi con quello che è il loro equilibrio finanziario e badare alla redditività. Dottore, l'altra occasione è rappresentata dai fondi PNRR e dai fondi PRIUIS, insomma, della regione Campania. La figura dei commercialisti, ecco, come si deve porre? Può essere un collante tra enti, industrie, aziende e insomma finanziamenti? Sicuramente il dottore commercialista opera un ruolo fondamentale, ma anche la stessa normativa, cioè insomma il Consiglio nazionale sta mandando avanti, cioè, insomma, delle ipotesi di modifiche di legge e soprattutto di regolamenti, con la figura del dottore commercialista nella qualità di revisore e di certificatore della rendicontazione, che sono quelli i progetti del PNR, che diciamo devono essere una linfa legata alle infrastrutture, quindi devono essere bravi soprattutto gli enti locali, che sono, cioè, insomma, gli attrattori di questi fondi, affinché li spendano nella marea giusta, e poi noi possiamo dare quei giusti consigli al di là poi di quello che è l'aspetto tecnico-contabile della rendicontazione, delle esecuzioni poi delle opere, e quindi della rendicontazione dal punto di vista finanziario e economico.